Bene, Infatti. torniamo a noi. Andiamo un pochettino a spiegare perché stiamo facendo sta diretta. Vi presento un attimo Andrea perché vabbè a me mi conoscete, ma forse Andrea non lo conoscete. No, io e Andrea stiamo collaborando in un progetto insieme da almeno un paio di anni. Stiamo lavorando a un progetto legato alle vite precedenti. Lui è un ricercatore. Storico, ma per passione, e in più è anche un esoterista. Inoltre, oltre queste due cose, fa molte altre cose, tra cui ha un portale online, un sito web che si chiama L'Antro di Thoth, in cui fa consulenze, ricerca di libri rari, libri introvabili, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se vuoi aprire una piccola parentesi su questo, Andrea, giusto per presentarti anche meglio, al meglio. Sì, grazie. Sì, ciao a tutti. Sì, ho questo portale, diciamo, un sito web dove praticamente facciamo ricerche e consulenze bibliografiche, nel senso che cerchiamo libri rari, fuori catalogo, sempre comunque di diversi argomenti, come per esempio storia, archeologia, antropologia, esoterismo, folklore, tradizioni popolari, eccetera. Certo, perché appunto molti libri che sono proprio delle vere e proprie chicche, non si trovano più, no? Perché questo continuare, no, nell'editoria a pubblicare e pubblicare purtroppo ha il suo lato oscuro, nel senso che molti dei libri che avevano veramente delle informazioni, comunque dei contenuti molto preziosi, non sono più magari ristampati o altro, e vanno un po' a finire nel vuoto cosmico. E purtroppo è brutto, molto brutto, e quindi abbiamo deciso appunto di fare, anche per una mia esigenza appunto personale, di fare questa cosa. Bene, quindi era per presentarvi un pochino Andrea, il lavoro che fa, che è molto interessante, e da questo lavoro è nato da, diciamo, più o meno un paio di anni che lui stava facendo una ricerca con ipnosi regressive, se non mi ricordo male, sulle proprie vite precedenti, e da questo lavoro lui faceva delle ricerche storiche, tra cui ha scritto un libro su, non proprio su vite precedenti, ma il libro che ha scritto su Avalon, poi apriremo una piccola parentesi su questo. E praticamente da questo lavoro lui mi richiedeva di fargli dei ritratti di queste vite precedenti e io sembrava che durante il lavoro, diciamo, del disegno un po' medianico, ricevevo dei messaggi di quella vita precedente, quindi io andavo a riferirla ad Andrea, Andrea poi andava ad analizzare da un punto di vista storico e sembra che ci sia stata poi una conferma di queste sensazioni e di questo lavoro che tu facevi con le tue ipnosi regressive. Non so se vuoi aggiungere altro su questo, anche su quelle informazioni interessanti magari sulla ricerca genetica e le vite precedenti, che io lo considero una cosa molto interessante. Sì, allora, rispetto appunto alle informazioni che mi dava Andre, diciamo che poi andavo un po' a ricercare varie conferme, anche comunque da altri, tra virgolette, operatori, da altri amici, eccetera, per quanto riguarda appunto le mie vite passate. E ricercando, ricercando, ho trovato numerose conferme. Ma la cosa un po' che ci ha, come si può dire, tra virgolette, una scoperta, che ci ha un po' veramente un po' stupiti, è che effettivamente noi ci un po' rincarniamo nel nostro stesso, come si può dire, pool genetico, cioè nel nostro stesso genealogia, nel senso che avevo ritrovato nelle mie vite, facendo poi anche un test del DNA, su quanto riguarda appunto la genealogia, i miei avi, i miei antenati, avevo ritrovato tantissime corrispondenze, soprattutto per quanto riguarda le etnie, i popoli e i luoghi, diciamo, quelli cosiddetti ancestrali, no? E quindi è una cosa molto bella, perché è come se in pratica lo spirito, noi l'anima, no? La nostra anima, si reincarnasse nello stesso, diciamo, in un contenitore che comunque ha già, come si può dire, a livello proprio di DNA, come si può dire, si può agganciare meglio, no? È più facile, no?
Sì, pensiamo anche Sì. che Sì, dai. sicuramente tu lo sai anche meglio di me perché sei un pochino più esperto di me, ma per quel che so io, diciamo che ci sono dei popoli, per esempio penso in Scozia, dei clan druidici, oppure in Irlanda, eccetera, che hanno dei rituali appositi che gli permettono di rincarnarsi sempre nello stesso clan. Questa è una cosa che loro Sì, fanno. esatto. E lo facevano anche anche i faraoni alla fine, di rincarnarsi sempre come faraoni. Cioè, c'erano una serie di rituali che loro facevano per rincarnarsi sempre diciamo, nella linea genetica dei faraoni. Esatto. Esatto, diciamo che loro diciamo, manipolavano un po' questa cosa, nel senso che non era proprio naturalissimo, venivano fatti dei rituali appositi affinché appunto il faraone si rincarnasse sempre nel faraone. E quindi sì, ma poi anche in India si trova molto questo fatto, no? Quindi diversi episodi, diversi racconti dove io sono stato il bisnonno di me stesso, quindi Sì. anche lì ci sono molte conferme di E questo. tu dicevi che una cosa interessante, per esempio in India, dove sono abituati a bruciare i corpi, cioè a cremarli, sembra che il distaccamento, diciamo, dei corpi sottili avvenga più velocemente, quindi il cambio da una vita all'altra è molto breve rispetto magari per noi occidentali che solitamente veniamo interrati o no, non veniamo solitamente, soprattutto nella cultura cattolica, non c'è molto questo fattore di cremare i corpi perché viene considerato un sacrilegio, tra virgolette. Sì, nel senso che sì, attraverso la cremazione dei corpi si dà una, come si può dire, una rapidità che non è del tutto naturale al rilasciamento dei vari corpi sottili. In linea teorica bisognerebbe, come si può dire, andare sottoterra in modo più naturale possibile. Questo Certo. sarebbe, diciamo, la cosa più naturale possibile. Poi è chiaro che ogni popolo, ogni cultura ha le sue tradizioni, ha le sue, come si può dire, anche esigenze, Sì, ha chiamiamole le così. E sue quindi culture sul culto dei morti, voglio dire. Pensiamo un po' agli egiziani, che sul culto dei morti praticamente era onnipresente. Cioè, qualsiasi cosa era un culto dei sì. morti alla fine. E anche la cura che avevano per i loro defunti, ecco, che era quasi un'ossessione alla fine. Sì, ciao. Bene, adesso abbiamo fatto questa piccola introduzione, abbiamo introdotto un po' questo argomento delle vite precedenti. Io ti inizio prima di parlare dell'argomento vero e proprio, che è l'oracolo di Delfi, perché abbiamo fatto una ricerca incrociata, diciamo, ricerca storica e ricerca, diciamo, da un punto di vista più esoterico, se si può definire così, su un lavoro che abbiamo fatto Sì. su una persona che ha avuto questa vita come oracolo di Delfi e quindi siamo andati a approfondire questa vita, abbiamo scoperto delle cose molto interessanti e, diciamo che volevo un pochino farti una domanda su come ti sei avvicinato sulla ricerca delle vite precedenti, perché questo è interessante capire perché e per quale scopo hai voluto fare questo tipo di ricerca su di te, perché è una cosa che tu stai facendo da tanti anni alla fine su di te. Eh sì, nel senso che ho avuto questa attrazione, possiamo definirla così, nel fatto di ricercare le mie vite passate, perché comunque è un'esigenza anche di purificazione interiore, nel senso che l'obiettivo è quello, ovvero sia riuscire comunque a andare a sciogliere tutti quei blocchi che nelle vite precedenti purtroppo si sono verificati a causa di diversi eventi personali. Quindi magari morti non tanto allegre, situazioni familiari, eccetera, che ovviamente ce li ritroviamo tutti qua, quindi sono presenti adesso, no? O magari un po' nascosti, oppure in piena luce, ma purtroppo tutte queste cose qua sono onnipresenti, perché bisogna capire che non c'è né passato né futuro, quindi purtroppo è tutto onnipresente, no? Quindi
tutte le cose che, tutti ancora i blocchi che ci portiamo, no, da vite e vite, purtroppo sono ancora qua. E sarebbe saggio, appunto, cercare di lavorarci su. Diciamo che più che un turismo spirituale è un andare a risolvere delle memorie che sono lì, sono presenti, perché a noi non ci interessa nemmeno andare a fare turismo, cioè turismo delle nostre vite precedenti o delle vite precedenti delle persone, non è quello l'intento ultimo, anzi a volte alcune cose è meglio non toccarle solitamente. Ma semplicemente si vanno a vedere quelle più utili in questo momento, nel qui e ora della nostra vita presente, per poterne poi poterne cogliere un insegnamento che ci può essere utile nel qui e ora, nel presente, e poterlo manifestare al meglio nella nostra vita presente e poter vivere meglio nella nostra vita presente. Ecco. Questo è lo scopo finale di questo lavoro e tutta questa ricerca. Poi, naturalmente, siamo un po' influenzati dal nostro passato, non solo come in questa vita, ma anche nelle vite passate. Questo è chiaro, cioè alla fine non esiste, il tempo non esiste, è tutto uno, viviamo tre cioè il passato, presente e futuro vive nel qui e ora alla fine. Quindi, cioè, quello che tu fai adesso è una manifestazione di quello che tu hai fatto nel passato, ma è anche una conseguenza di quello che tu farai nel futuro. Quindi alla fine il tempo presente è quello che ha più potere tra i tre, se vogliamo vederlo da questo punto di vista. E, bene, andiamo un po' ad approfondire questo argomento dell'oracolo di Delfi, che è una cosa molto interessante, che purtroppo si sa poco. E tu so che hai fatto un'ottima ricerca storica, eccetera, anche spinti entrambi un po' da questo lavoro che abbiamo fatto su questa nostra persona, che si è fatto fare una lettura tarologica, quindi con i tarocchi ho fatto una lettura su delle vite, la vita passata, che per questa persona in questo momento era più utile visitare e risolvere dei problemi, e quindi è uscito fuori un oracolo di Delfi, che era stata una sacerdotessa di Apollo a Delfi. E la cosa interessante è che era uscito fuori dalla lettura tarologica e poi anche dal ritratto di medicina di questa vita, è che praticamente io la sensazione che ho avuto nella lettura e facendo il ritratto era che, prima di tutto, questa sacerdotessa è morta giovane, e molte sacerdotesse di Apollo che facevano da oracoli morivano molto giovani, perché era usurante questo lavoro di oracolare, ma poi spiegherà anche perché Andrea. Adesso faccio una piccola introduzione, io poi andrò nello specifico su questi argomenti, perché questo di cui sto parlando è arrivato a livello intuitivo dalla lettura dei tarocchi e dal ritratto. Poi Andrea ha fatto la sua ricerca e sono uscite fuori le cose interessanti che coincide con questa sensazione. Poi l'altra sensazione forte che io ho avuto è stato il discorso che questa sacerdotessa è morta bruciata perché c'è stato un incendio molto forte dove sono morte una serie di sacerdotesse nel tempio. E in più, dalla mia ricerca energetica, chiamiamola così, è uscito fuori che questa morte per autocombustione, se la vogliamo definire così, era molto ricercata dalle sacerdotesse, perché loro la chiamavano l'abbraccio di Apollo. Questo è uscito dalla lettura. E quindi era come se questa autocombustione che loro creavano con le loro pratiche, eccetera, segrete, perché questa pratica qua era segreta, diciamo che era come diventare una semidivinità, e quindi c'era un culto delle sacerdotesse che raggiungevano questo famoso abbraccio di Apollo, chiamiamolo così, perché loro lo chiamavano abbraccio di Apollo, per questo lo chiamo così, ma era una sorta di autocombustione alla fine. Adesso non so se vuoi aggiungere la tua parte storica da questa conversazione, da questa ricerca più aerea, più Allora, diciamo che esoterica da quella più storica e certificata, diciamo così. yes.
Diciamo che tracce probabilmente di questi incendi anche piuttosto brutali ci sono stati, nel senso che c'è stato un grandissimo incendio nel 548 a.C. che ha completamente distrutto il santuario. Ricostruendolo completamente solo una cinquantina d'anni dopo, e grazie comunque a dei finanziamenti di alcuni famiglie aristocratiche proprio veriti. E quindi è molto probabile che questa persona qui, questa sacerdotessa, sia morta proprio lì nel 548 a.C. Anche perché comunque una sola persona non poteva distruggere l'intero tempio, ma sicuramente c'era stato un gruppo di sacerdotesse che ha raggiunto questo braccio di Apollo tutti assieme e ha scatenato questo incendio. Che da una parte dici, ah cavolo, distrutto il santuario, ma si vede che anticamente era un grande onore e privilegio, quindi diciamo che poi infatti poi è stato comunque completamente ricostruito. E non c'è stato solo questo incendio, ma ce ne sono stati anche diversi tra le altre varie calamità naturali che ovviamente colpiscono qualsiasi edificio. È molto interessante una cosa che si è scoperto. Che le sacerdotesse di Delfi ai tempi appunto più arcaici non erano diciamo, affiliate diciamo, al culto al Pollinio, perché nel XVI secolo a.C. più o meno c'era già comunque l'oracolo di Delfi, ma viveva in una caverna sul monte Parnaso, che praticamente è un monte che appunto il santuario sta ai suoi piedi, quindi quel culto oracolare era nato soprattutto in connessione con la Madre Terra, cioè con la Dea Gea. Quindi le sacerdotesse erano delle sacerdotesse che erano dedicate a questa divinità, a una divinità quindi come si può dire femminile, matriarcale. Poi nel corso dei secoli l'oracolo è stato poi pian pianino dato ad un'altra divinità sempre femminile, che è Temis, che è sempre figlia di Gea, ma guarda un po' il caso, è anche madre delle Ore e delle Moire, le Moire, no, che tengono un po' il destino di tutti quanti. E quindi è interessante questa cosa, perché? Perché l'oracolo alla fine ti svela, no, il tuo destino, quindi è sempre comunque a quelle. E pian pianino poi con il Medioevo ellenico, le invasioni doriche, ioniche, eccetera, è un po', si è perso un po' questa voglia di andare dall'oracolo, purtroppo. Ma pian pianino con l'arrivo comunque di certi popoli indoeuropei che erano fortemente patriarcali, quindi erano pastori, della pastorizia, ma anche comunque coltivazione, eccetera. Si è passate ad un culto più maschile, al culto di Apollo, una divinità che è molto probabile che provenisse dall'Anatolia, dalla Licia in particolare, perché uno dei suoi tanti epiteti di Apollo è Apollo Liceo, appunto, ovvero proveniente da quei posti. Il suo carattere, comunque, no, le sue caratteristiche peculiari, comunque, sono molto, si può dire, tra virgolette, aggressive, nel senso che molto maschili, cioè è un dio comunque della peste, ma anche un dio della guarigione, e tanto, tanto, tanto fuoco, lo sai meglio di me, te, Andre, queste caratteristiche poi si sono andate a, come si può dire, a unire, ma in maniera del tutto pacifica, ovviamente, con l'altro culto della Madre Terra, formando un po' più pianino, un tempio oracolare, un culto di Apollo che aveva le sue radici nel culto di Gea. Questo lo vediamo soprattutto nel nome che davano gli oracoli, cioè la Pizia. La Pizia è, o anche chiamata Pitonessa, era proprio il nome dato al Pito, che era il drago, diciamo, serpente, che era guardia appunto dell'oracolo. Anche se nelle più diciamo arcaiche leggende gli erano due dragoni, uno maschio e uno femmina.
quella femmina, la dragonessa femmina che doveva essere lei la guardiana, no? Dell'oracolo di Delfi, si chiamava Delfine, e da lì è probabilmente ripreso il nome della città di Delfi, no? Visto che comunque Delfi in greco significa comunque utero, grembo, quindi viene proprio il centro della madre terra. Infatti, gli antichi greci credevano fortemente che quello fosse il centro, l'onfalos, dove c'è l'onfalos, Sì, il centro dell'universo, sì. anche perché ricordiamo che, per chi non lo sappia, diciamo, a Delfi ci sono proprio dei gas sotterranei che salgono, cioè ci sono vari gas Esatto, vulcanici, non lo so, giusto. che intonse si perdonate, quindi si pensava che fosse un po' il centro della Terra anche per questo motivo qui, perché c'era un'attività vulcanica particolare nell'isola, diciamo, no? Sì, diciamo che lì le manifestazioni di energie telluriche erano molto più forti. E in più erano quei posti, gli Onfalos, cioè erano proprio, diciamo, dei luoghi dove le energie della terra, le energie del cielo erano più in connessione, dei veri e propri, possiamo anche definirli portali, cioè dove le persone riuscivano a trovare un contatto con il divino più intenso, ed era un po' più facile, ecco. Quindi la Pizia non solo assumeva questi gas durante le sue Letture, notti, diciamo, sessioni, le non sappiamo come chiamarle. sue sessioni, no? Ma masticava anche l'alloro, quindi le foglie d'alloro, quindi univa queste due parti, no? Univa Gea ed Apollo. E questo è molto molto interessante, perché questo qua ci dà proprio anche una dimostrazione di quanto appunto non sia stato un culto a prevalere su un altro, ma ci sia stata un'unione molto, diciamo, pacifica, Sì. E bilanciata, equilibrata. questo ci spiega anche perché queste povere sacerdotesse morivano giovani, perché comunque respirare sti Anche gas per quello. e mangiare in Sì. continuazione le foglie d'alloro, che comunque sono tossiche in alte quantità, Non fa benissimo. non era proprio sa. Pronto? Pronto? Sì, eccoci, eccoci. Eccoci. No, scusate Sì, non che era siccome assolutamente. sono col telefono ho ricevuto una telefonata aspetta. No, no, continua Andrea tu. Continua a spiegare che. No, dicevo appunto, non era assolutamente salutare. In più c'è da dire un'altra cosa. Il lavoro energetico di una pizza era davvero frustrante, nel senso che il santuario era aperto inizialmente. Solo il settimo giorno del mese di Bisio, che era tra febbraio e marzo, ed era quindi aperto per un solo giorno durante tutto l'anno. È ovvio che i visitatori sono aumentati e la mole di lavoro si è incrementata, e hanno deciso comunque di voler ospitare tutti i visitatori una volta al mese, ma unicamente nei mesi estivi, cioè da diciamo febbraio-marzo fino un po' a dicembre, quindi 9 mesi durante i quali una volta al mese la pizza era disponibile per i suoi oratori, perché si riteneva che in inverno il dio Apollo lasciasse il santuario e diciamo ritornasse nella terra appunto per porre. Quindi appunto non era solo però il lavoro, è chiaro che non era solo un giorno alla settimana, è chiaro che la Pizia, comunque le altre sacerdotesse che dimoravano nel tempio di Delfi lavoravano alla fine tutti i giorni, no? Cioè tra comunque i loro rituali energetici, eccetera, dovevano comunque essere sempre un po' in connessione con Apollo, quindi il costante lavoro con questa divinità un po', ci dirà meglio Andrea, un po' li bruciava, no? Beh, diciamo che Apollo è una divinità che conosco abbastanza bene. Diciamo che come entità, come divinità, è un dio
a me piace moltissimo perché è comunque un dio solare, è un dio che delle arti, è un dio della musica, non a caso le muse seguono sempre Apollo, le nove muse. Quindi è molto connesso alle arti. Come artista, Apollo è una divinità che a me mi piace tantissimo. Il problema è quando devi capire che devi avere un equilibrio, nel senso che lavorare sempre H24 con Apollo, diciamo, prima o poi te bruci, nel senso che t'acceca, perché comunque il sole acceca, ti brucia. Quindi sì, è ottimo lavorare con lui, ma con le giuste precauzione, nel senso che un periodo particolare in cui, per esempio, adesso siamo vicino al solstizio d'estate, lavorare con Apollo è perfetto in questo periodo dell'anno, però certo, lavorare tutto l'anno, tutti i giorni in costanza H24 con lui ti brucia, cioè non è tanta energia, tanta roba. In più è una Sì. divinità assorbente perché comunque Apollo, tra tutte le divinità greche, diciamo che è una di quelle un po' più egoiche, se si può definire così, perché comunque lui è lo splendente, lui è il luminoso, lui è il biondo, lui è quello che tira le frecce migliori, lui è quello che suona la lira e canta meglio di tutti, nel senso che diciamo che ha questo caratterino un po' Apollineo, cioè è proprio un carattere apollineo, che è anche bello, ma a me piacciono le persone un po' così, però è anche le divinità un po' così. Però sì, ha un suo caratterino, quindi ha un dio un po' fatto così. E infatti, ecco, una cosa interessante che era uscito fuori dalla lettura di questa vita, che adesso me l'hai fatto ricordare e non l'avevamo scritto nel canovaccio, delle cose che vogliamo dire, perché sono tantissime cose, quindi abbiamo dovuto scriverci un po' una linea guida. Un È po', che una cosa sì. importante. Ah, no, non è uscito dalla lettura, è uscito da un altro lavoro che ho fatto con Apollo. Che praticamente sembra che sia molto importante la sua controparte femminile, ossia Artemide, la parte della sua sorella gemella, perché Artemide, la Luna, e Apollo, il Sole, sono fratelli gemelli. E da quello che ho capito, che lo stesso Apollo dice: non guardatemi troppo spesso perché sennò io vi acceco, ma dice: quando l'energia è troppo forte, rivolgetevi a mia sorella gemella Artemide, quindi alla Luna, perché alla fine la Luna cos'è? È la luce riflessa del Sole, quindi fa un po' da occhiale da sole, se si può definire così, per l'energia d'Apollo. Non so, uso questa Sì, metafora per. esatto, un po' la mente, un po' da lente, sì. Interessante perché comunque anche nei primi tempi, no? Si dice che Apollo appunto provenga dalla radice, eccetera, anche sua madre, Latona, proveniva da lì. Ed è interessante perché arcaicamente Latona e Apollo erano considerati in realtà non madre e figlio, ma gemelli, quindi fratello e sorella. Poi successivamente hanno reintrodotto, diciamo recentemente, diciamo così, Artemide. Ma c'era proprio questo culto del fatto che dovevano essere tutte e due insieme, cioè facce della stessa medaglia. Possiamo dire che Latona aveva anche questo lato un po' più maschile che era Apollo stesso, quindi bisogna sempre prenderli assieme, ecco, il sole, la luna, il fuoco, Sì, l'acqua, è come se che fossero era ben. la sensazione da un punto di vista energetico, definiamolo così, è come se fossero due fratelli gemelli, ma siamesi, nel senso che io mi ricordo che c'è un'immagine alchemica, che forse se la vado a cercare poi la vado a mettere sul mio profilo, giusto per farlo vedere alle persone, in cui si vede proprio la testa di Artemide, la testa di Apollo, cioè come fratelli gemelli siamesi, attaccati con lo stesso corpo, ma una è il Sole e l'altra la Luna. Quindi osserviamo Certo. che sono due
energie che si riequilibrano a vicenda, quindi non va bene affidarsi troppo all'energia come non va bene affidarsi troppo all'altra, cioè ci deve essere un equilibrio tra queste due forze. Certo. E questo avveniva non solo a Delfi, ma anche in altri sedi oracolari, no? Sia in Grecia, ma anche nel nostro paese. Vogliamo ricordare l'oracolo di Dodona, che nel santuario era un'unione tra comunque Zeus e anche Latona. Poi anche dove vi era appunto l'acropoli di Atene, nell'Eracle Mixos, dovrebbe essere questa la parola giusta, e praticamente lì c'era un'altra sede oracolare che è stata scoperta molto, molto di recente, unicamente nel 2012, è stato scoperto un nuovo Omphalos, quindi un nuovo uovo, no? L'Omphalos proprio uovo, l'uovo cosmico. Si dice che fu la pietra che ingoiò Saturno al posto di Zeus, che poi ricacciò, e da lì Zeus la mise poi a Vergine. E la mise anche probabilmente in tutti gli altri centri oracolari, nel senso che è proprio che sta proprio a simboleggiare il centro, no, di questo tipo di energie. E anche lì, quindi alla Roma di Atene, è molto interessante vedere che vi era sia Apollo, ma anche una divinità comunque femminile, che era molto probabilmente ancora Gea. In più vi è anche un'iscrizione molto interessante lungo tutto un pozzo. Vi sono 20 iscrizioni con su scritto appunto Opaean, che recitano appunto in greco così: Opaean, vieni da me e porta con te il tuo Ah, oracolo. no, io mi Paean ricordo, scusami se ti ho interrotto Andrea, che Paian, sì. che è uno degli appellativi di Apollo, se non mi ricordo male, c'è nell'inno orfico ad Apollo, c'è scritto nell'inno orfico ad È Apollo, l'appellativo di Paian, tu che hai distrutto Tizio, che sei Paian, e poi non mi ricordo l'altro nome che c'è scritto, che è una parte interessante, diciamo, di questo che stai dicendo anche. sì, diciamo che poi è uno degli epiteti più antichi che c'è per Apollo. È infatti interessante averlo trovato lì, perché anche lì, come si può dire, è un'altra conferma della sua arcaicità, del luogo e del culto di Apollo. Ma non solo, vediamo anche che proprio nel nostro paese, in Italia, giù, a Cuma, c'è il famoso mantro della Sibilla, no? Sì. E anche lì era dedicato ad Apollo, ma all'inizio non era assolutamente dedicato ad Apollo, anzi, hanno trovato un'iscrizione a forma appunto di spirale, in cui c'è scritto appunto Era. Un'iscrizione molto antica, risalente all'VIII secolo a.C., in cui appunto c'è scritto Era, che era appunto la divinità reggente praticamente quel santuario. E poi subito dopo è passato, no? Ad Apollo, ma hanno sempre voluto unire, no, queste due divinità. Ed è molto interessante, sì. E la cosa interessante è che noi parlavamo, mi sembra ieri, dei Monti Sibillini. Io sono marchigiano, il mio paese non era di origine molto lontano dai Monti Sibillini, e questa connessione col serpente e gli oracoli, perché per esempio Algina, mi pare che si chiama, che è questa dea che vive nei Monti Sibillini, è una dea pitonessa, una dea serpente. E infatti l'oracolo Sì. di Algina era un oracolo che avveniva attraverso la lettura di questo animale, quindi venivano utilizzati questi animali, e non molto lontano da lì, al confine tra l'Abruzzo e le Marche, c'è una festa di un santo, che sembra che è la controparte di questo culto che si faceva ad Algina, che viene proprio ricoperto di serpenti. Sì, esatto. Quindi anche il simbolo del serpente, che c'era anche a Delfi, da quello che tu dicevi, eccetera, e c'era in altre parti, era comunque un simbolo legato agli oracoli e a comunque un'energia molto femminile, perché alla fine i misteri serpentini, penso anche a una Melusine, a queste divinità femminili molto serpentiforme,
o addirittura alla più famosa Medusa, ecco, comunque. Esatto. Quindi è nato proprio così, nel senso che con questo tipo di energia molto femminile, no? Ma è anche il retaggio di un'epoca del matriarcato, che poi via via, appunto, con le varie invasioni europee è diventato un po' meno matriarcato, più patriarcato. Però nei santuari si è voluto unire queste due energie, appunto per dare molto più equilibrio a questo. Appunto, tra i vari epiteti comunque di Apollo, super interessanti, vediamo appunto Apollo Ligio, o comunque anche l'oscuro, È no? quello che è il mio preferito, Apollo. che è l'assio, liscio, come l'hai detto, com'è la parola esatta greca, perché io il greco non lo so parlare. L'oxia. L'ossia, è L'oxia. l'ossia. L'ossia, che significa sia oscuro, ma anche, non ingannatore, ma anche diciamo un po' misterioso, nel senso che probabilmente questo epiteto gli venne dato per il tipo di oracolo, anche perché le profezie che dava la Pizia non erano mai chiare, nel senso che erano un po' ambigue, ecco il termine ambiguo. Infatti, mentre la Pizia comunque parlava con la voce di Apollo, c'era sempre un sacerdote a fianco che traduceva le sue parole, quindi cercava di interpretare al meglio ciò che Apollo diceva attraverso E poi è molto interessante che tu mi dicevi che le prime sacerdotesse di Apollo a Delfi venivano identificate, diciamo, prima di tutto doveva avere questo dono oracolare, che non è una cosa comune. Secondo, mi raccontavi che comunque dovevano essere culturalmente preparate, perché dovevano comunque recitare in versi, non è che parlavano come parlavano normalmente, come stiamo parlando noi ora. E quindi dovevano essere comunque donne di grande cultura, da un certo punto di vista. Sì. Dovevano avere una gran cultura, perché veramente non solo dovevano sapere letteratura, storia, eccetera, ma anche musica, canto, saper appunto parlare attraverso dei versi, comunque in esametri o in pentametri. Quindi era così appunto che la Pizia recitava appunto la poesia, probabilmente anche cantandola un po', no? Comunque dandogli un po' un ritmo, ed era importantissimo nei primi tempi. Quindi si vede che tutte le Pizie nei primi tempi erano comunque aristocratiche, no? Perché tutto questo lo puoi solo trovare quando hai, no? Comunque dietro le spalle, comunque a parte comunque data cultura, una posizione appunto aristocratica, no? Però questa cosa qua, purtroppo, con il declino, si sa che pian pianino si è andato un po' a scemare, poi metti il numero dei visitatori che è aumentato paurosamente, e quindi si è perso un po', nel senso che andavano bene anche altre comunque donne che non fossero giovani, belle, ma fossero anche di mezza età, e poi magari si prendevano anche del mondo contadino, quindi che erano magari completamente analfabete, quindi era un po' difficile farle, no? Recitare esametri gli oracoli. Certo. E quindi questa cosa è un po' scemata, ecco. È andata via via verso il declino fino comunque a 300, comunque, quasi alla fine del 300, con i vari Comunque, editti che abbiamo venuto. questo periodo è stato un periodo immenso in cui era attivo l'oracolo, diciamo, in questo stato attivo. Sono stati tantissimi anni. Sono stati 1.000 anni, Sono cioè. mille anni. Per durare 1.000 anni è tanto, eh? Civiltà si sono estinte molto Tantissimo. prima, alcune civiltà si sono estinte molto prima, quindi una civiltà di 1.000 anni che comunque andare avanti sicuramente è stato un movimento molto molto importante.
Sì, certo. Bene. Beh, noi più o meno, mi sembra, guardando anche un pochettino il nostro canovaccio, chiamiamolo così, la nostra linea guida, penso che su questo argomento, naturalmente, non è che possiamo prolungarci tantissimo, perché comunque ci sarebbe moltissime altre cose da dire, ma era un po' per fare la conclusione di questo argomento dell'oracolo e di anche questo lavoro, questo progetto che stiamo portando avanti io e Andrea, che è diventato pubblico veramente da un mesetto, ma questo è un lavoro che noi stiamo facendo in realtà da qualche anno, almeno più o meno un paio di anni. E adesso che diciamo un po' più pronto, diciamo, si può un po' portare all'esterno e far conoscere alle persone, anche perché abbiamo avuto la verifica, la comprova, la controprova, che comunque è un lavoro che funziona, perlomeno su di noi o sulle persone con cui abbiamo lavorato fino adesso. C'è stato un controparte abbastanza interessante. Diciamo che Sì. per concludere, volevo farti un po' parlare del libro che hai pubblicato Ah. online, così che Sì. diciamo parlano un po', perché è quello un lavoro che in parte ho partecipato anche io, in piccola, molto piccola parte in Già. realtà, perché ci ha lavorato più che altro Andrea e suo cugino, e quindi magari parlaci un po' del vostro lavoro, di questo libro che avete scritto, e naturalmente metterai il link, perché comunque è un libro che è in vendita, quindi online si può comprare Sì, tranquillamente. in vendita. Ecco. Esatto, in vendita unicamente in formato comunque elettronico, PDF, appunto perché si sta un po' cercando una casa editrice, non vedo pubblicarlo. E sì, parla di questo viaggio, un viaggio completamente inaspettato, mi dispiace prendere questa forma da Tolkien, diciamo. Ma è stato proprio così, nel senso che stavamo lavorando su tutt'altra cosa ed improvvisamente è uscito fuori Avalon, ma cos'è sto Avalon? E quindi da lì è partito il viaggio verso questa terra incredibile. Dove siede appunto delle sacerdotesse, quindi si dice veramente di una saggezza avaloniana che ti cambia, no? Quindi ho voluto riportare un po' tutto ciò che mi hanno detto le sacerdotesse, tutto ciò che mi hanno poi insegnato da quei viaggi lì, perché appunto la saggezza è un po', come si può dire, un po' dimenticata. Ma è anche un voler riunirsi con certi ritmi della natura, delle stagioni, eccetera, che un po' si stanno un po' perdendo. E quindi ho un po' improntato su questo. E poi appunto c'è in collaborazione tutto con Andre, si sono fatti tutti i disegni di ogni comunque sacerdotessa, comunque dei cinque clan di Avalon. Qui appunto comunque potrete un po' connettere, no? Con quella particolare famiglia, con quell'energia. Sì, Lavoro che è durato anni, diciamo quindi. che da quello, beh, questo era abbastanza chiaro, però diciamo che Avalon è un luogo, non luogo, che è nel mondo astrale, se si può definire così, però è anche un luogo fisico, Sì. cioè è un po' un luogo tra i mondi, se si può definire così. E quindi ad Esatto. Andrea, col lavoro che ha fatto con dei viaggi astrali, se ho capito bene, o mi sto sbagliando, correggimi se mi sbaglio, Andrea. Sì, Con dei. nel senso sia strano, ma anche con la scienza, comunque, tra comunque dei piccoli riti, si è potuto Se, accedere sempre ad Avalon ed esplorare meglio, insomma. se, 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 se siete riusciti ad accedere a questa energia e a comunicare con queste sacerdotesse che vivono e con questi popoli, perché poi sono più di un popolo, da quello che emerge da questa ricerca, ogni popolo ha la sua caratteristica, il suo potere, il suo proprio sviluppo personale. E lì diciamo che tu in questo libro vai a descrivere questi popoli, vai a capire un po' la loro cultura, la loro spiritualità, il loro approccio al divino, e
quello che è più interessante forse sono le loro ricerche esoteriche che tu vai riportando in questo libro. O mi sbaglio? Sì, esatto. Ok. Correggimi se dico minchiate, perché... Ah, insomma, ci sono tante informazioni che poi abbiamo un po' come stiamo facendo noi, no? Con le vite passate, un po' unito con la ricerca storica, che va unicamente a confermare certe cose. Quindi oltre comunque alla sezione adesso si parlerà un po' dei druidi che passano sempre un po' per Avalon, un po' per i vari percorsi iniziatici che si possono fare, quindi quello del guerriero, del cavaliere anche, eccetera, che ognuno di noi può fare, quindi ognuno di noi può andare ad Avalon liberamente. Il problema è appunto, una volta oltrepassate le nebbie, essere accettato e da lì parte il tuo percorso personale, personalissimo. Interessante, questo comunque è un lavoro che voi state portando avanti, state portando, è una ricerca che dura anni, cioè non è una cosa, cioè una cosa che avete preparato da tempo ormai, perché io so, cioè io con la mia piccola partecipazione con i disegni sono arrivati quasi all'ultimo, perché voi già stavate rimettendo un po' a posto le cose, le informazioni, eccetera, a livello anche delle ricerche storiche, eccetera. Però in realtà questo è un lavoro che tu stai facendo da diversi anni. Sì, esatto. Bene. E finalmente questa diciamo, fatica è per tutti adesso, quindi potete acquistarla sul sito. Comunque sì, metteremo il link del sito di Andrea, dell'Antro di Tot, che poi vende libri molto molto interessanti, soprattutto a chi interessa un approccio esoterico, li vende in tutto il mondo, perché da quello che ho capito ti chiamano da varie parti del mondo a cercare libri. Sì. Quindi ormai diciamo che hai trasformato una tua passione in un lavoro, che questa è una cosa fantastica, che dovremmo fare tutti nel nostro piccolo, e quindi già dei testi veramente introvabili nel sito di esoterismo, di storia, di vari, in realtà non è solo esoterico, diciamo che la parte esoterica è una parte diciamo un po' importante del sito, se ho capito bene. Più consistente. Ecco, Esatto. È più consistente, però ci sono anche testi di altre con altre argomentazioni, comunque sono libri difficili da trovare in libreria, ecco, difficili da trovare anche in una libreria esoterica a volte, quindi perché alcuni libri che io ho visto che hai, li ho visti in alcune librerie esoteriche, ma altri che hai io non so che sono difficili da trovare anche dentro una libreria esoterica, che è una libreria, diciamo, che solitamente è ben fornita, quindi e sono libri, diciamo, difficili da trovare, non sono comuni. Ecco. Quindi niente, lui lavora online in questo sito, potete acquistarle lì, in più questo ricordami il titolo del libro, perché Avalon, non mi ricordo, il sacerdotesse di Avalon, il titolo, mi sto sbagliando. Un viaggio ad Avalon, ecco, un viaggio ad Avalon, questo libro lo potete acquistare tranquillamente nel sito di Andrea, ma comunque vi metterò il link qua sotto. Sì. Sì, senso, per l'acquisto è sempre un po', come si può dire, via contatto con me, quindi scrivetemi, eccetera, eccetera, se vuoi qualsiasi Bene. Cosa. Bene, vi ringrazio e non so se vuoi dire un'ultima cosa, Andrea, se no salutiamo le persone e chiudiamo questa benedetta live, che è stata un'odissea, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Spero tanto che vi sia tanto piaciuta questa live, che è stata un po' un po' difficoltosa. Sì, scusateci più che altro per l'inizio, perché veramente Facebook ce la sta rendendo un po' dura, cioè l'ha resa un po' dura questa situazione, però ce l'abbiamo fatta. Va bene. Dai, vi saluto e saluto Andrea. E ci sentiamo presto, ciao. E questo video, questa live rimarrà comunque
la metterò su YouTube, rimarrà su YouTube per chi la vuole rivedere, e quindi ve la rilinkerò